mi sono accorta nella mia vita che ogni volta che si riesce a comunicare, si riesce anche a raggiungere le persone, si riesce a raggiungere il loro cuore, la loro mente, si riesce a coinvolgerle anche su temi complessi, si può comunicare come. E questo ha un grande vantaggio perché avvicina la scienza alla società, avvicina i giovani alla scienza, perché insomma quando comunichi in fondo ti rendi trasparente e manifesti i tuoi pensieri, si spera anche la tua coerenza, e questo insomma è un modo per abbattere i muri. Fondato nel 1970 dal professor Rodolfo Paoletti, il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università Statale di Milano è attualmente diretto da Giorgio Racagni. Una realtà alla quale afferiscono 300 persone, tra docenti, personale tecnico e amministrativo, dottorandi e studenti in tesi sperimentale, e sede di 17 laboratori e 10 centri di ricerca. I centri di ricerca sono unità che vengono formate all'interno di uno o più dipartimenti dell'università per studi e ricerche altamente focalizzati e possono raggruppare ricercatori di diversi dipartimenti all'interno dell'università oppure di dipartimenti che vengono da università a livello nazionale. La ricerca in laboratorio e nei centri. È proprio qui che inizia il percorso della ricerca, il primo passo verso lo studio multidisciplinare della tossicologia, dell'infiammazione, delle piante medicinali e verso la scoperta di nuove terapie per gravi malattie del sistema nervoso centrale e del sistema cardiovascolare. Una delle aree di ricerca maggiormente studiate, maggiormente valutate, riguarda l'area cardiovascolare, cardiometabolica e polmonare. E noi tutti sappiamo quali sono le conseguenze delle principali patologie connesse con questi eventi, quali infarto, ischemia cerebrale, che sono la principale causa di morbilità e mortalità nel mondo occidentale. Le domande essenzialmente sono di due tipi: da un lato le cause di queste malattie, con l'obiettivo di trovare ragioni genetiche, molecolari, meccanismi alla base dell'insorgenza di un certo fenomeno, una certa patologia, e ovviamente cercare di trovare nuovi bersagli farmacologici per un intervento più appropriato e più selettivo per le malattie stesse. Sono molti i laboratori che nel nostro dipartimento si occupano di neuroscienze e di neurofarmacologia e devo dire che i nostri ricercatori sono veramente in prima linea in Europa, anche partecipando a grandi progetti europei per combattere gravi patologie del sistema nervoso centrale, particolarmente patologie neurodegenerative come la chorea di Huntington, il morbo d'Alzheimer, la malattia di Parkinson, e devo dire che c'è anche molta attenzione alle patologie psichiatriche quali l'ansia e la depressione. Il successo di questa ricerca multidisciplinare è comprovato dal numero di pubblicazioni scientifiche che sono apparse sui più prestigiosi giornali internazionali. Ogni anno vengono pubblicati più di 140 lavori su più qualificate riviste scientifiche internazionali, con un impact factor medio di circa 5. Grazie soprattutto alle motivazioni, alla perseveranza, all'arrivata competenza e professionalità dei nostri giovani ricercatori. Vivere la ricerca all'interno di un laboratorio è un'esperienza di gruppo, dove si sviluppano le potenzialità di ognuno verso una maggior creatività, professionalità e produttività. Il percorso della scienza è difficile, un intreccio di routine, prove, regole e sfida alle regole stesse. Allora, una delle aree di ricerca del Dipartimento riguarda lo studio delle piante medicinali ed edibili. Gli argomenti della ricerca riguardano l'infiammazione, l'impotenza e la malaria. Possono anche essere studiate sostanze naturali per l'applicazione cosmetica. Laboratori e centri lavorano per esprimere la sinergia della ricerca e per valorizzare competenze specifiche. Tra i vari esempi, il CEND, Centro di Eccellenza sulle Malattie Neurodegenerative, UNISTEM, per lo studio delle cellule staminali, il Centro di Neurofarmacologia e infine il Centro di Epidemiologia e Farmacologia
farmacologia preventiva per l'utilizzo e la sicurezza dei farmaci e la valutazione del rischio tossicologico nell'uomo. Compito della tossicologia moderna non è più solo l'osservazione dell'effetto tossico, ma anche lo stabilire le cause dell'effetto tossico stesso e stabilire soprattutto delle soglie di sicurezza, le quantità di sostanza, cioè a cui possiamo essere esposti in ambito professionale, terapeutico, anche semplicemente come consumatori, senza averne un danno. La dimensione internazionale della ricerca è un continuo confronto con realtà che troviamo in altri paesi. Un lavoro di squadra attraverso lo scambio di scoperte, progetti ed esperienze innovative. Il nostro Dipartimento ha sempre stimolato lo scambio di studenti e insegnanti tra i vari paesi europei nell'ambito di progetti Erasmus e Leonardo. Dal punto di vista della ricerca scientifica è stato coinvolto negli ultimi 5 anni in circa 160 progetti nazionali ed internazionali finanziati per un totale di 18 milioni di euro. Fondazioni e associazioni. Una collaborazione trasversale tra il Dipartimento e fondazioni biomediche no profit interessate a terapie davvero innovative per malattie molto gravi, quali Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla e ictus cerebrale. I finanziamenti messi a disposizione dalle fondazioni provengono da donazioni private oppure da raccolte pubbliche di fondi e sono accessibili anche a ricercatori che non abbiano esperienza pregressa nel settore ma che abbiano un'idea nuova che poi cambia davvero la storia di una malattia. E infine un aspetto molto interessante è il rapporto diretto che si crea fra la fondazione e il ricercatore e fra il ricercatore e il paziente, con grande soddisfazione da parte di entrambi, con aumento della fiducia da parte del paziente e molta motivazione per il ricercatore. In clinica la ricerca non termina in laboratorio, ma è costantemente presente nella cura delle malattie e al servizio della salute. Il centro di ricerche al Centro Cardiologico Monzino ha la funzione di fornire un ponte tra le ricerche di base che si fanno al Dipartimento e la clinica. Obiettivo delle ricerche che vengono svolte è quello di sviluppare biomarker diretti al controllo delle malattie cardiovascolari stesse. Un altro esempio di successo a livello internazionale è il centro dislipidemie presso l'ospedale Niguarda di Milano. Il centro è diventato una struttura leader nel nostro paese a livello internazionale, in realtà la più grande d'Italia nelle sue attività assistenziali nel settore delle patologie e del ricambio dei grassi. L'altra area di interesse di questa struttura è la nutraceutica, lo studio cioè dei componenti alimentari che hanno attività terapeutica. Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche che ho l'onore di dirigere non è solo un centro di ricerca e di didattica all'avanguardia presso l'Università degli Studi di Milano, ma costituisce anche una palestra in cui i giovani si formano e si confrontano nelle aree di ricerca di interesse del Dipartimento. Questo grazie sia al lavoro dei docenti, ma anche del personale tecnico ed amministrativo, il cui lavoro non sarà appariscente, ma è fondamentale. L'uso consapevole, responsabile e trasparente della ricerca è fondamentale per il progresso della scienza stessa e della salute dell'uomo. Occorre abbattere il muro di un gergo ancora difficile per rendere la ricerca chiara e comprensibile e alimentare una stretta alleanza con il mondo della comunicazione per portarla a fianco del paziente e del pubblico. Thank you.